La comunità di Sant'Adi in lutto per la morte sul lavoro dell'operaio Stefano Nonnis. La procura di Cagliari ha aperto un'inchiesta contro ignoti per il reato di omicidio colposo. La guardia costiera di Carloforte ha soccorso un veliero in difficoltà. Rimasti con il motore fuori uso e le vele stracciate, gli 8 occupanti se la son cavata con un grande spavento. Risorse del PNRR in arrivo per i comuni di San Giovanni sul Gianarcao. Il primo finanziamento è destinato ad arricchire l'offerta formativa ed educativa, il secondo a riqualificare l'ex scuola elementare di Rio Murtas. Grande attesa Iglesias per il concerto di Mahmood. Allo stadio Monteponi in serata è atteso il pubblico delle grandi occasioni per un evento organizzato dal comune di Iglesias con ingresso gratuito. Ben ritrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale, che oggi apriamo con la notizia della tragedia a nuovo incidente mortale sul lavoro che si è verificato ieri alla Saras, vittima un 42enne di Sant'Adi. La comunità di Sant'Adi è in lutto per la tragica morte di Stefano Nonnis, operaio dipendente della ditta d'appalto Turisman, rimasto vittima di un incidente sul lavoro verificatosi in un pontile della raffineria Saras a San Rocco. L'operaio è scivolato dal pontile per cause ancora da accertare, finendo in mare. I soccorsi, sia quelli interni alla raffineria, sia quelli dei vigili del fuoco, sono risultati purtroppo vani. Stefano Nonnis è la 15ª vittima sul lavoro dall'inizio dell'anno in Sardegna. La procura, il PM della procura di Cagliari, Diana Lecca, ha aperto un'inchiesta contro ignoti con l'ipotesi di reato di omicidio colposo. La guardia costiera di Carloforte ha soccorso 8 persone in difficoltà in navigazione su una barca a vela con il motore fuori uso e le vele stracciate. Si sono vissute ore di grande spavento ieri pomeriggio nel canale di San Pietro. Vediamo. Una barca a vela con difficoltà di manovra alla deriva in vicinanza di scogli nei pressi del tratto di mare antistante alla località di Porto Sisciau del comune di Sant'Antioco. Questa è la chiamata della stazione di ascolto radio costiera Cagliari Radio, pervenuta alla sala operativa della Guardia Costiera di Carloforte nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 18.30. Gli 8 occupanti di origine francese della barca a vela di circa 12 metri hanno lanciato sul canale VHF16 la richiesta di soccorso a seguito di una avaria al motore e, dopo essersi visti privati delle vele, stracciatesi presumibilmente a causa delle forti raffiche di vento insistenti in zona. Al fine di acquisire più specifiche informazioni per indirizzare al meglio le attività di ricerca e di soccorso e soprattutto conoscere lo stato di salute degli occupanti della barca per eventuali richieste di intervento da parte del 118, il personale in servizio presso la sala operativa dell'ufficio circondariale marittimo di Carloforte ha proceduto senza ritardo a contattare il conduttore dell'unità da diporto in difficoltà. Accertate le buone condizioni degli 8 diportisti e dopo aver individuato la posizione della barca a vela, è stata inviata in zona la motovedetta di ricerca e soccorso CP869 in uso al circo mare di Carloforte. Raggiunta l'area di intervento, la motovedetta della Guardia Costiera ha avviato le operazioni di assistenza all'unità da diporto, protrattesi sin dopo al tramonto, procedendo successivamente a scortarla in sicurezza presso il porto di Carloforte per le verifiche e gli accertamenti di rito inerenti all'evento occorso. Ancora una volta, una situazione di pericolo fortunatamente sventata e presumibilmente generata dalla non approfondita conoscenza della tratta di navigazione e da una mancata preventiva informazione da parte del conduttore dell'unità sulle vigenti ordinanze e divieti locali. Sono 1.123 i nuovi positivi al Covid-19 in Sardegna su 5.112 tamponi eseguiti. 70 sono stati diagnosticati da molecolare, 1.053 da antigenico. Fortunatamente non si sono registrati nuovi decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11, un incremento di una unità. Quelli ricoverati in area medica 132, qui c'è un decremento di 5 unità. Sono invece in calo 17.493 le persone in isolamento domiciliare, la diminuzione è di 504 unità. Nuove risorse sono in arrivo dal PNRR per i comuni di San Giovanni su Ergio e Narcao. In entrambi i casi si tratta di interventi nella scuola per la formazione e per l'edilizia scolastica. Vediamo. 960.000 euro per arricchire l'offerta formativa ed educativa del comune di San Giovanni su Ergio.
L'amministrazione comunale del centro del Basso Sulcis, al termine di un lungo iter, è risultata beneficiaria del cospicuo finanziamento per asili nido e servizi per l'infanzia. Abbiamo impiegato i primi 5 mesi del 2022, ha spiegato il sindaco Elvira Usai, a cogliere tutte le opportunità proposte dal PNRR e attraverso una certosina programmazione e grazie al prezioso lavoro dei nostri uffici comunali abbiamo partecipato ad oltre 10 bandi e i primi risultati iniziano ad arrivare. Il finanziamento di 960.000 euro ha concluso la prima cittadina, sarà utilizzato nell'ambito delle strutture scolastiche del nostro istituto comprensivo per arricchire l'offerta formativa ed educativa. Servizi ulteriori e basilari per le famiglie della nostra comunità. Buone notizie sono in arrivo anche a Narcao, dove il Comune ha ottenuto, sempre nell'ambito dei fondi del PNRR, un finanziamento di 338.000 euro che verrà utilizzato per la riqualificazione dell'ex scuola elementare di Rio Murtas. La consigliera regionale di Idea Sardegna, Carla Cucu, ha presentato un'interrogazione all'assessora regionale dell'agricoltura, Gabriella Murgia, sul pieno utilizzo del fondo di rotazione della regione. La siccità prima, le violente piogge ora, spiega Carla Cucu, hanno messo in ginocchio numerose aziende agricole, in particolare quelle della Barbagia, della Balonia e della Gallura. Le previsioni non promettono nulla di positivo, quindi gli agricoltori si stanno giustamente organizzando per mettere in sicurezza il raccolto non distrutto da vento, pioggia o grandine. Gli interventi necessari per l'immediato e per il futuro richiedono risorse che possono e devono arrivare dal fondo di rotazione non utilizzato ancora a pieno dalla Regione Sardegna. Nella sua interrogazione Carla Cucu sollecita il ricorso al fondo, chiede cosa ne abbia finora impedito la piena operatività, cosa sia stato approntato con tempestività per scongiurare gli ingenti danni e cosa si prevede di adottare per prevenire danni al comparto nell'eventualità di nuove precipitazioni e temperature torride. Il progetto è ambizioso, raccogliere i fondi necessari, adottare il reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale microcitemico di Cagliari di un sofisticato macchinario di monitoraggio multiparametrico che consenta ai medici di seguire a distanza i bambini ricoverati. Ma la forza, il coraggio e la motivazione di Corrado Sorrentino, papà della piccola Miria, mancata nel 2018 a soli 7 anni a causa di una rara patologia, non conoscono limiti. Per realizzare questo fantastico progetto, il pluricampione sardo di nuoto ha promosso il Giro di Sardegna a nuoto, che farà tappa a Portopino domenica 21 agosto. Tra le 11 e le 14 Corrado Sorrentino arriverà all'inizio della prima spiaggia, tappa del circuito dove lo aspetteranno tanti bambini e tanti nuotatori. Chi volesse sostenere il progetto può farlo concretamente con una donazione attraverso la piattaforma GoFundMe. Il progetto ha il patrocinio del comune di Sant'Anna Resi, ci saranno ad accogliere Corrado Sorrentino, anche il sindaco, il vice sindaco e l'assessore dello sport insieme a tanti nuotatori del Sulcis. Cagliari ha una nuova centenaria, zia Assunta Marcialis, nata il 18 agosto del 1922. La signora Assunta si è sposata con Antonio Cicu ed è stata madre a sua volta di 5 figli, circondata dall'affetto della famiglia, dei suoi 9 nipoti e 4 pronipoti, ha festeggiato in serenità la ricorrenza. Il Comune di Carboni ha pubblicato il bando di un concorso di progettazione per la città e per le frazioni. Vediamo cosa prevede. Le aree oggetto del bando hanno 3 ambiti completamente diversi ma concettualmente omogenei e sono Carbonia con Via dell'Impero, da Piazza Italia il tratto meridionale di Via Roma sino al centro intermodale, Cortoghiana con il tratto che comprende Corso Amedeo di Savoia ed il viale di accesso alla frazione e infine Bacquabis con Viale della Libertà. Obiettivo del progetto è quindi implementare la riqualificazione degli spazi pubblici riportandoli a standard qualitativi migliori e arrestandone al contempo alcuni processi di marginalità e di degrado. Attualmente, grazie al fondo dell'Agenzia di Coesione Territoriale, sono stati messi a disposizione del Comune di Carbonia 98.000 euro per il concorso, in modo da poter acquisire i progetti da candidare al finanziamento. Successivamente, il progetto di fattibilità tecnico-economica migliore avrà un valore stimato di circa 6.300.000 euro. Il bando è rivolto ad architetti e ingegneri, singoli o associati, che abbiano i requisiti previsti dal codice dei contratti, così come riportato sull'avviso integrale.
È possibile iscriversi sino alle ore 12 di venerdì 7 ottobre 2022 sulla piattaforma informatica dedicata. Il concorso sarà articolato in due fasi. La prima consisterà nella elaborazione dell'idea progettuale, in coerenza con i contenuti del documento di indirizzo. Il secondo step prevede l'elaborazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ed è riservato agli autori delle 5 migliori proposte. Siamo alla cronaca. I vigili del fuoco di Oristano, del comando di Oristano, sono intervenuti lungo la strada provinciale numero 12 per un incidente stradale. Una vettura è uscita dalla sede stradale, appunto, dalla carreggiata finendo in cunetta. Gli operatori hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto il conducente, consegnandolo alle cure del servizio sanitario presente sul posto con un'autoambulanza. Le cause sono ancora da accertare. È da sottolineare l'intervento dei Barracelli di Macomer. Nel corso di un servizio di pattugliamento e di vigilanza, una pattuglia è intervenuta dietro segnalazione della base di Farcana di un grosso rapace probabilmente ferito. Più precisamente si trattava di un grifone. L'animale però in realtà non era ferito, ma solo disorientato o affamato. Il grifone è stato quindi consegnato al corpo forestale. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Macomer e di Cuglieri sono intervenute in via Sardegna, Bosa Marina, a seguito di un principio di incendio sviluppatosi nei locali dell'ostello comunale. L'edificio, al momento non utilizzato, non ha subito danni strutturali, in quanto le fiamme hanno interessato esclusivamente alcune suppellettili presenti in una stanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale e i Barracelli del comune di Bosa, che insieme ai vigili hanno spento le fiamme ed hanno effettuato i primi accertamenti per risalire le cause che hanno originato le stesse. Al momento si propende per cause accidentali perpetrate da ignoti che abusivamente si sono introdotti all'interno dello stabile. Alle operazioni di spegnimento ha assistito il sindaco Piero Casula con il vice Federico Ledda. Non si segnala fortunatamente il coinvolgimento di persone. Si è concluso positivamente l'intervento per il recupero di un arrampicatore in un settore di arrampicata nei pressi della diga del rio Coginas a Villa Cidro da parte dei tecnici del soccorso alpino e speleologico della Sardegna. A dare l'allarme è stato il suo compagno di arrampicata. L'arrampicatore, 37 anni, residente a Milano, è scivolato mentre affrontava una via riportando una sospetta frattura di una gamba. Raggiunto dai tecnici è stato stabilizzato e imbarellato per essere trasportato sino all'ambulanza della Livas di Gonnos Fanaliga. I cancelli dello stadio Montepuni a Iglesias si apriranno alle ore 19 per accogliere le migliaia di persone che sono riuscite ad ottenere il ticket gratuito per assistere al concerto di Mahmood, uno degli eventi di spettacolo più attesi in Sardegna in questo 2022, caratterizzato da una straordinaria presenza sia di turisti che di eventi di spettacoli di alto livello. Per accedere allo stadio occorrerà presentare il ticket ufficiale QR code e un documento di identità in corso di validità. Dopo il successo dei concerti sold out della primavera scorsa, che lo hanno visto esibirsi nei più iconici live club europei e italiani, Mahmood torna con il Ghetto Olimpo Summer Tour. Quello di Ana Iglesias è uno dei 16 concerti che lo stanno portando nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location in Italia, a cui si è aggiunta la speciale partecipazione al Sunny Hill Festival di Pristina, in Kosovo. La tappa odierna allo stadio comunale Montepuoni di Iglesias recupera quella già programmata per il 31 luglio scorso e poi rinviata forzatamente per una improvvisa indisposizione dell'artista. L'ex presidente della Commissione europea ed ex presidente del Consiglio, Romano Prodi, presenta questa sera a Carbonia il suo libro L'Europa, edito da Rizzoli, nell'ambito del festival Libero Evento. Appuntamento alle 21.30 nella cornice del parco di Villa Sulci, dove il professore Prodi sarà intervistato dal giornalista Carlo Floris. L'ingresso è gratuito. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero di telefono riportato sulla locandina. Il parco di Villa Sulci sarà interdetto a chi non intende seguire l'evento a partire dalle 20 e sino al termine dell'appuntamento culturale, come prevede l'ordinanza 114 dello scorso 12 agosto. È tutto pronto a Villa Peruccio per dare il via ai festeggiamenti in onore della Beata Vergine del Rosario. Da domani, venerdì 19, sino a lunedì 22 agosto, dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia, il centro, il piccolo centro del Basso Sulcis, è in festa per la sua patrona. Due sono i programmi allestiti, nonostante le difficoltà, dagli organizzatori. Uno, quello religioso, prevede domani, venerdì 19 e sabato 20, la celebrazione della Santa Messa.
Domenica 21, come da tradizione, si terrà la solenne processione con il simulacro della Santa per le vie del centro, accompagnata da gruppi folk e suonatori di Launeddas. I festeggiamenti religiosi si concluderanno lunedì 22 agosto con la Santa Messa di ringraziamento. Quelli civili invece prevedono sabato 20 agosto uno spettacolo musicale degli 80 Super 80, revival della musica degli anni 80. Domenica 21 si terrà il concerto di Miera e infine gran chiusura lunedì 22 con il concerto di Marco Ligabue. A Barbusi, frazione del comune di Carbonia, venerdì domani, il 19 agosto, si terrà la 28ª Sagra dei Succorruscioni. Degustazione a partire dalle 20.30, seguire tanta animazione, serata danzante in compagnia di Ezio. La manifestazione è patrocinata dal comune di Carbonia, organizzata dall'Associazione Culturale Succorruscioni e Nerina Miai e la Proloco di Carbonia, in collaborazione con l'Associazione di Volontariato ODV di Bacquabis ed il supporto di tante attività commerciali e cittadini che hanno dato la loro disponibilità per la sagra che da 28 anni anima Barbusi. Dalle 20 alle 24 sono previsti la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione in via Santa Maria delle Grazie nel tratto compreso tra via Madre Teresa di Calcutta e via San Simone. Lo scenario fragile unico della spiaggia Isarenas Biancas di Teulada ospita questa sera le note oniriche profonde del trombettista norvegese Nils Petter Molvær in concerto per un nuovo appuntamento delle anteprime di Ai confini tra Sardegna e Jazz. Domani, venerdì 19 agosto, la musica si sposta a Villa Peruccio alle 21, dove Laura Agnus Dei è attesa in duo nel sito archeologico della Necropoli di Montessu con Giacomo Bertocchi al sax ed elettronica. Il prezioso sito geospeleo archeologico di Samarchesa Nugis si prepara infine ad accogliere sabato 20 alle 21 le sperimentazioni sonore di Paolo Angeli, a cui spetta il compito di chiudere la 4 giorni di musica delle anteprime del Festival Jazz Ai confini tra Sardegna e Jazz di Sant'Anaversi. Le condizioni meteo hanno imposto uno stop al programma del Festival Musica delle Bocche ieri. È stato infatti spostato a martedì 23 agosto il concerto L'anno che verrà, inizialmente in programma all'Isola dell'Asinara. L'omaggio a Lucio Dalla proposto da un trio di eccezione composto da Pepe Servillo alla voce, Javier Girotto al sassofono e Natalio Mangalavite al piano andrà dunque in scena tra 2 settimane, con inizio alle 18.30 e sempre nell'incantevole scenario di Cala Reale. La prossima data del festival è dunque quella prevista per oggi a Ploaghe. Alle 21 nello storico chiostro della chiesa di Sant'Antonio da Padova le luci si accenderanno su Enzo Favata The Crossing, il progetto musicale dalla vocazione internazionale del compositore e sassofonista algherese che combina il suono originale del sax soprano e del clarinetto basso con la forza stilistica del vibrafonista Pasquale Mirra, il sapore black del basso di Andrea Dominoni e la batteria magistrale di Marco Frattini. Era l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alle prossime edizioni da Canale 40.